Pino. Aspetta che gli apro il microfono che avevo io. Eccomi. Sì, l'abbiamo sentito, Non Fabrizio? riesco, no, stavo chiamando proprio Maria Luisa, se l'ha sentito, sta arrivando qua, no. Al Eventualmente telefono. nel caso in cui non riusciamo per un motivo o per l'altro, basta collegarlo via telefono a te, quindi. Sì, va bene. Pino, ti metto host e poi ricordati di rimettermi cost. Sì, ok. Siamo in diretta Facebook, giusto? Giusto? Bene. Allora direi che in attesa del nostro presidente della Confederazione Consie e della vicepresidente, possiamo intanto iniziare questa nostra ZTL, questo Zoom Tavolo del Libertà. Come sapete, per questi 4 giorni, da domenica scorsa a oggi, le abbiamo fatte rientrare all'interno di una sorta di summit alternativo a quello che era previsto dai Bilderberg a Torino dal 7 al 10. Noi abbiamo voluto così dare un nostro contributo per ribadire ancora una volta che tutto quello che sta succedendo in Italia è un abominio senza precedenti, è un qualche cosa che lascia davvero attoniti, specialmente se pensiamo ai nostri bimbi, che al di là che non hanno potuto andare a scuola, chi sta andando nei centri estivi deve assolutamente sottostare ad alcune iniziative che hanno davvero del diabolico. E quindi sì, questo nostro contributo in qualche modo rientra all'interno di queste vicende molto molto tristi, ma tant'è, ci sono e bisogna combattere senza astio, combattere con la forza di quella luce che è veramente, secondo me, divina e che ci fa pensare sempre che, malgrado gli ostacoli, la vita continua e diventa sempre migliore, anche se la realtà purtroppo la dipinge anche in questi casi con toni abbastanza foschi. Dunque, abbiamo iniziato con quel summit di domenica, Fuori dalla paura era il titolo, che la Liguria ha gestito davvero molto bene. È stato anche un insegnamento a che tutti gli amici referenti, capitani, PO di ogni parte d'Italia possano fare qualcosa di simile. E poi abbiamo continuato lunedì nel come comunicare il programma Mondo Migliore all'esterno e quindi immaginando con i nostri progetti di così entrare sempre di più nelle maglie di chi voglia conoscerci in una maniera corretta e non così come viene proposto da altri che non ci conoscono. Poi siamo passati a ieri, a martedì, con quello che sarà il nostro, lo abbiamo chiamato esposto epocale, perché presenteremo nei prossimi giorni in procura un esposto che contiamo, se la gente ci darà retta, attraverso un bel passaparola, di dimostrare quanto tutto quello che si è accaduto in questi mesi è davvero un abominio. Peraltro noi di questo progetto, se facciamo mente locale, dal sottoscritto lo abbiamo evidenziato fin dal primo salotto solidale di 5 anni fa. Scusate. Bene, a questo punto, questa sera si parlerà invece di quello che è la nostra idea della Banca del Tempo. Come tanti di voi sapete, io parlo spesso che sia chi mi ha insegnato tanto, sia molti saggi parlano di questo tempo come quello di un ipotetico tempo compiuto. Quindi dove c'è questo salto di qualità quantico che nient'altro vuol dire che non l'aprirsi di una spiritualità che ti permette di così poter
convincerti che ci sono più spirito che materia anche in questa dimensione umana. Ora, abbiamo, ripeto, in 5 anni attraversato diversi guadi, sarà da attraversarne ancora e questa sera appunto cercheremo di spiegare che cosa vuol dire secondo noi essere esempi pilota in ogni piccolo meccanismo di questa articolazione complicata che si chiama vita reale. Lo faremo insieme a Fabrizio Bassanesi, che è il DPO del COEM, quindi è la persona che nella piattaforma se ne intende ed è responsabile della privacy, di tutto ciò che ruota attorno alla privacy, ma è anche la nostra persona esperta di quello che significa programmi, banche dati, eccetera. Lo spiegheremo con l'idea, non che da questo momento in poi sappiate già che cosa vuol dire banca del tempo, banca dati e quant'altro, ma con l'idea di far sì che ognuno non si senta mai escluso e anzi si senta di poter contribuire con le proprie idee. Perché se siamo una comunità che vive all'interno di una comunità molto più grande e più ampia e vogliamo dare un esempio positivo, ecco, niente deve essere calato dall'alto, ma deve essere un'opportunità di scambio di informazioni che coinvolga un po' tutti. Quindi in questa banca del tempo tutti andremo a dire tante cose per dare un metro di giudizio, una sorta di unità di misura di quello che deve essere la nostra criptovaluta, il nostro token, ma senz'altro quindi come unità di misura di quello che deve essere il donarsi quando facciamo per esempio un'ora di solidarietà verso un anziano piuttosto che verso un bambino, piuttosto che verso tutto quello che ne consegue, lo vedremo fra un po'. Questa sera, ripeto, gli ospiti sono soprattutto gli ospiti di casa. E prima di cominciarli a elencare, io vorrei giustamente dare il microfono e scambiare quattro così chiacchiere con l'amica, la cagnolina che rompe le scatole, con l'amica Raffaella Ruggiano, che è la così fondatrice di una società che si chiama Luce in Vite. Una società per azioni che ha lanciato il marchio Tempo per me, un marchio che propone una serie di iniziative per vivere in equilibrio, per vivere con un equilibrio spirituale più che materiale e con una serie di si chiamano cerotti, io adesso non saprei come chiamarli, ma cerotti che hanno dei principi che tante persone che si sono avvicinate a noi, che hanno provato questo tipo di supporto, di non so come chiamarlo, non so, li chiamo cerotti, poi Raffaella ci dirà meglio, hanno avuto davvero tanti motivi di soddisfazione per averli immaginati. Quando ci siamo incontrati la prima volta con Raffaella, grazie ad una nostra capitana importante del Piemonte, io ci ho tenuto a dire, come faccio sempre a tutti, faccio una premessa. Noi siamo un progetto molto particolare, etico ed altruista, ma purtroppo più di qualcuno che vorrebbe stenderci fa di tutto per infangare ciò che siamo. Non possiamo più permetterci però di continuare a far finta di niente e quindi ecco, ad ogni abbaiare di cagnolino, siamo molto attenti a capire se il cagnolino abbaia e basta oppure si sta rompendo le scatole. Quindi all'amica, perché è davvero una gran professionista, una gran persona che ho potuto conoscere e apprezzare, Raffaella Ruggiano, chiederemo che cosa è successo in questi 2 giorni. Io ieri ho ricevuto un'email poco prima di fare lo Zoom. E quindi lo spirito con il quale ho affrontato questo Zoom di ieri sera non è stato
davvero uno spirito carino, cioè ci ho dovuto mettere un bel po' di impegno per dimenticare quella email che mi è stata trasferita ieri verso le 19 circa. Un'email dove la società americana che produce questi benefici cerotti ha diffamato Cohen e Clem in maniera molto molto grave. Quindi ovviamente trasecolato ho chiamato Raffaella Ruggiano, che più trasecolata di me, devo dire la verità, ha cominciato a capire da che cosa potesse essere scaturito tutto ciò. E nella giornata di ieri sera, e penso anche di questa mattina, è andata a comprendere come mai decine e decine di migliaia di email stanno arrivando non solo alle email di chi sta seguendo questo vostro progetto, ma anche, sappiamo, ad altre persone che non fanno parte del nostro progetto e che quindi, come diffamazione, è ancora più grave. Quindi, Raffaella, a te il microfono e dici, che cosa è successo. Intanto buonasera a tutti, grazie. Sono molto onorata di essere qui con voi perché in questi mesi di collaborazione ho avuto modo di conoscere persone splendide con le quali mi sono rapportata e credo, mi auguro, continuerò a farlo insieme a te, Maurizio, che stimo tantissimo. È successo che ieri sera, esattamente come hai detto tu, ho ricevuto la prima telefonata anch'io da Guerino, che mi ha chiesto che cosa fosse successo perché aveva visto arrivare questa mail che io ancora non avevo visto. Quindi gli ho detto: guarda, Guerino, vado al computer e cerco di capire che cosa sia successo. Effettivamente anche per me è stata una doccia fredda perché vedere una mail titolata con scritto sfruttamento dell'immagine del marchio LiveWave da parte del progetto ECOEM, potete immaginare anche per me quale effetto possa aver fatto una mail di questo tipo, che ho letto e riletto cercando di comprendere, peraltro, una mail non certamente organizzata dagli Stati Uniti, perché è una mail che dà dei dettagli in relazione al progetto che vi garantisco che americani dall'altra parte del mondo, questo è un qualcosa che è stato sicuramente organizzato. Allora, cos'è che ho fatto? La prima cosa che ho fatto è mi sono rivolta direttamente al referente europeo, che è un leader di questa azienda da tantissimi anni, che si chiama Finn Steinberg, che ha contatto diretto anche lui con la società, e ho cercato di capire da lui come fosse stato possibile che LiveWave mandasse una mail di questo tipo senza prima andare semmai a verificare direttamente con gli interessati, prima di spedire una mail del genere, che le informazioni pervenute all'azienda fossero corrispondenti al vero. Quindi ho semplicemente cercato di comprendere da lui quali sono state le dinamiche, il quale mi ha detto che ha sentito più voci in Italia di persone che gli hanno detto che avevano sentito che l'organizzazione del CLEM era entrata all'interno del progetto LiveWave. E come ben sai, Maurizio, noi abbiamo tante persone che ci amano e ci stimano, ma magari tante anche che invece no, non ci amano e non ci stimano. Quindi io ad oggi non posso ancora sapere quali sono state le dinamiche e se l'azienda ha ricevuto da parte di persone delle mail che hanno detto chissà cosa nei confronti dell'organizzazione. La mia premura è stata quella di raccontare esattamente come si sono svolti i fatti, perché la mail fa riferimento ad accordi che sarebbero stati presi in nome e per conto della LiveWave tra me e Maurizio, quindi come se io mi fossi abrogata un diritto che nessuno può avere, perché io sono semplicemente una distributrice di questa tecnologia meravigliosa che ha avuto un'idea di approcciare e di dare credibilità a questa azienda e questi patch per raggiungere il maggior numero di persone possibili attraverso un metodo sicuramente più umano, che come hai detto tu,
vada incontro ad esigenze che non sono prettamente economiche e materiali, ma che possano portare beneficio sotto tutti i punti di vista alle persone, quindi anche a livello proprio spirituale, umano. Quindi noi ci riteniamo un'organizzazione che lavora assolutamente con etica e per un bene comune. E credo che questo sia proprio quello che ci ha allineato fin dall'inizio e ci ha fatto capire che avremmo potuto camminare insieme per diffondere semplicemente questa informazione preziosissima al maggior numero delle persone. Ho subito fatto presente che la situazione è grave, è molto seria. Quindi un'azione di questo tipo, non considerando il contesto CLEM e COEM e la tua autorevolezza, che hai conoscenza e stai portando avanti uno di quei progetti che, tanto quanto la tecnologia, io ritengo il tuo un progetto di luce. Quindi la mia premura è stata quella di far arrivare direttamente all'azienda questa informazione. Quindi ho scritto una relazione approfondita dettagliando tutto, perché queste nella mail sono falsità. Noi non abbiamo preso nessun accordo, tu sei stato assolutamente trasparente e anzi ci hai dato semplicemente il benestare e la possibilità di andare a condividere tutte le persone del CLEM e portare loro questa informazione. Quindi ho specificato che chi sta beneficiando di un'immagine e la Lifeway, semmai, e non viceversa, perché noi in questi mesi abbiamo avuto veramente un'importantissima opportunità per arrivare a tante persone, tante famiglie che, come sappiamo, stanno vivendo un momento difficilissimo, peraltro, e che quindi, grazie a te, sono anche potute venire a conoscenza di questo. Non solo ho mandato una mail al Compilance, come c'è scritto nella mail che hanno mandato. È stata mia premura mandare una mail direttamente a David Schmidt, dettagliando e spiegando a lui la gravità della situazione, perché ritengo, come tu hai detto prima, ci sono tante, tante persone che, come ti ho anche detto oggi, tanto è un progetto che vuol portare bene, vuol portare luce, tanto è una forza opposta che si oppone. Quindi noi siamo anche in questo caso davanti a situazioni che altre persone vorrebbero gestire portando veramente fango dove invece in realtà non c'è nulla di tutto ciò. Quindi questa mail che io ho scritto a David Schmidt e che anche ho scritto a Gene Caldwell, che è il direttore e il presidente della Lifeway, che è stato nominato da pochi mesi, lui stasera mi ha subito risposto. Quindi lui mi ha mandato una mail dicendomi che ha apprezzato moltissimo la mia mail con i dettagli e la chiarezza che io ho esplicitato proprio nell'andare a raccontare semplicemente la verità e di come sono andate le cose. E ho chiesto direttamente una Zoom con David Schmidt, con Jill Caldwell, con Finn Steinberg e con le persone che attualmente sono dei riferimenti, perché questa cosa qui io non ho intenzione di farla passare con una mail. Io desidero andare alla fonte, ho già fatto presente che dopo questo io voglio avere un appuntamento in azienda direttamente, quindi se è il caso andrò negli Stati Uniti perché vorrò assolutamente anch'io avere certezze e garanzie che il mio lavoro nel mese e negli anni che verranno sia tutelato da quelle che possono essere persone che niente hanno a che fare con questa nostra visione. Scusami se ti interrompo un attimo, cara Raffaella, ecco, per essere estremamente chiari, perché io ti ho conosciuta, ho visto, anche se ci siamo visti solamente qualche volta, che c'è veramente del costrutto positivo, no? Però noi, come dicevi tu, essendo molto grave questa iniziativa, da quando abbiamo ricevuto quelle email abbiamo 90 giorni di tempo per fare una denuncia. E siccome di denunce ne abbiamo per chi, come dicevi tu, ci vuol male, però che ci vogliono male sono solo 5 o 6 persone, che poi in qualche modo riescono a coinvolgere,
che ne so, 300, 400, ma noi siamo 100.000. Certo. Quindi è vero che la maggioranza che in Italia sente ogni tanto parlare di Coem e Clem, visto che è una trasmissione che striscia, ne ha per 33 puntate decantato invece che le lodi, la confusione, eccetera, magari si fanno un'idea diversa, ma non stanno certamente lì a pensare a Coem e Clem. Quindi la differenza è 100.000 a 100 stupidi, che c'è 100.000 persone per bene. Ma la gravità è che un'azienda americana scriva quello che si è scritto nelle email di molte persone, non sappiamo quante, le nostre sono tante, ma non sappiamo quante fuori da noi. E quindi, come ti ho già detto, non ci basta assolutamente un'email. Cioè, qui ci vuole che qualcuno faccia una dichiarazione ufficiale, che la metta sulla divulgazione mezzo stampa e che parli nella maniera corretta di chi ci ha proposto, perché sono venuti a proporci di darvi il patrocinio. E noi l'abbiamo fatto volentieri dopo quello che abbiamo ascoltato che questi patch fanno, no? Certo. Applicati alle persone. Quindi, questo va benissimo, ma come hai detto giustamente tu, noi abbiamo patrocinato un qualche cosa che dovrebbe dirci grazie e non certamente il contrario. Quindi, questo è assolutamente importante che tu lo possa fare entro 30 giorni, perché poi ne abbiamo altri 30 per fare quello che è giusto fare e dove ognuno si deve prendere le responsabilità per le azioni che compie. Io me le sono prese da 35 anni queste responsabilità, ma non mi hanno mai portato in tribunale. E se dopo 35 anni non mi hanno portato in tribunale, avendomi fatto venire fuori a nove colonne sui giornali più importanti, insieme alla mafia, alla camorra, a tutto quello che di più brutto c'è, nel panorama italiano, un motivo ci sarà. E deve essere un motivo che fa la prova del 9, se non sono mai stato portato in tribunale. Quindi è ovvio che uno come me che vuole riportare in equilibrio quello che non è, non può essere simpatico ad ambienti di una certa stazza, no? Certo. Però questi tuoi, diciamo, riferimenti americani, che so essere sicuramente degni, se fanno un prodotto così, devono essere anche persone capaci, no? Quindi qualche manager, qualche furbastro italiano che ha visto che tempo per me gli ha fregato il tratto, perché tra networker purtroppo c'è questa, no, voglia di essere etici al contrario, no? Molte volte, e quindi la mia idiosincrasia, tutto ciò che è networker è proprio questa, ma non in generale. Ci sono networker e networker, ci sono persone per bene, persone che purtroppo non lo sono. Quindi ti chiedo la cortesia a nome di tutti gli amici che sono nei Clem, che si vedono una mail del genere e che ovviamente non hanno la nostra esperienza, la nostra cultura tecnica, no? Progettuale, che quindi cadono nello sconforto inevitabile. Tra Sì. l'altro, in un momento storico come questo, dove noi stiamo appunto per fare dei passaggi con un sacrificio enorme dall'essere conosciuti solamente in una parte, diciamo, che fa capo a questa comunità, questa community, tra virgolette, Clem, ma che oggi comporta degli istituti che sono un partito costituzionalmente ben definito, un consorzio di consorzi associativi che si chiama appunto CONSI, cioè non possiamo avere qualcuno che ci diffama in questo modo, perché poi questo vuol dire che non tanto Coem, che sa, ha le spalle larghe, però gli altri istituti ci rimettono fortemente. Quindi ecco, bisogna essere estremamente decisi a non lasciar più passare nulla. Maurizio, io sono perfettamente d'accordo con te, siamo allineati su questo e tu sai, come ti ho anche detto, che il mio impegno sarà proprio in questa direzione. Io quello che ho potuto
sentire oggi proprio come percezione è che di tutta questa faccenda probabilmente David Schmidt non è neanche stato avvisato. Questo è quello che io voglio verificare. Questa sarebbe veramente una cosa molto grave. Il progetto, quindi la proposta che noi facciamo, che rispetta tutte le normative della LifeWave, è stato proprio creato per quello che hai detto tu, per portare questa iniziativa con una credibilità e un'autorevolezza che tante volte nel networker manca, perché ci sono persone che agiscono veramente da stupidi. Allora, io vado avanti insieme a te per ottenere questo risultato, in primis perché ci tengo a portare avanti questo progetto e far sì che le persone veramente vengano a conoscenza di questa tecnologia che ritengo un qualche cosa di straordinario. Allo stesso tempo, anch'io mi occupo di avere dalla mia parte un'azienda che comprende esattamente cosa stiamo facendo, dove stiamo andando e perché soprattutto. Questo sarà, diciamo, una linea di demarcazione anche per me, per quello che è il mio modo di essere, per quello che voglio che sia il mio lavoro e la mia condivisione anche con voi. Il microfono. Sappi, cara Raffaella, che noi monitoriamo da tempo tutto ciò che succede, specie nel campo della salute umana. Abbiamo qui uno scienziato che ci ha fatto vedere delle cose straordinarie. Io sono stato in Puglia e ci tornerò questa prossima settimana proprio perché questo scienziato che si chiama Salvatore Rainaud è una persona che dovrai conoscere perché tu sei senz'altro portata a diciamo, promuovere iniziative che nel campo della salute e non solo facciano del bene a 360 gradi. Quindi un po' alla volta, ecco, americani, indiani, pakistani, africani, noi amiamo tutti, però in particolare amiamo una nazione che si chiama Italia e in tutto, dalla A alla Z, dall'agricoltura alle nanotecnologie, sono gli altri che devono imparare qualcosa da noi e non noi dagli altri. Per cui vedrai che nel caso in cui David Schmidt sapesse o non sapesse, non importa, è stata la sua azienda a mandare un'email, quindi è bene che lui prenda chi ha usato la sua carta intestata e gli faccia fare un bel salto nel burrone, quantico. Questa volta non di un centimetro, ma un po' di metri in più. Un salto Perché, quantico. Esatto, perché comunque è la sua azienda, quindi è importantissimo che ciò avvenga perché lui potrebbe anche dire che non lo sapeva o lo sapeva, eccetera. Però deve rispondere perché questa è diffamazione bella e buona. Questo Bene. Assolutamente. Io voglio ringraziarvi e voglio anche dire che io vi ho sempre seguito e vi seguo a volte quando non in diretta la notte, quindi invece di dormire seguo le dirette e Salvatore Rainò ha tutta la mia stima perché io sono mesi che vi seguo e seguo l'attività, veramente la meraviglia che tu hai messo in piedi e sono certa in cuor mio che vedendo sempre le cose dal lato buono e nella luce noi potremmo fare tante cose belle, Maurizio. Quindi io Sono confido, convinto. la verità non può essere tenuta nascosta, mai. Bene, Quindi bene. ci adoperiamo per questo noi. Grazie a tutti e rimango in ascolto. Buon Grazie, ascolto. Raffaella, grazie davvero. E rincuora Michela Marcon perché da ieri c'ha il cuore sotto una pietra e non è giusto perché è L'ho una già donna fatto. straordinaria come te. L'ho già Bene, andiamo avanti, scusate di questo intermezzo, ma era troppo importante, ce l'hanno chiesto decine di migliaia di persone da ieri a oggi, anche quelli che non erano in qualche modo coinvolti in tempo per me, ma che ne hanno sentito parlare. Quindi credo, di aver fatto chiarezza su questa vicenda e aspettiamo la risposta da parte dell'azienda americana. E quindi non so se nel frattempo siete riusciti a far rientrare Fabrizio Sì, Serini, eccolo qua. Maurizio. Eccolo qua. Fabrizio, caro, ci sei? Sì, Perfetto. sono qua. Perfetto. Allora, uno è il FCA, Fabrizio con Sia Azzolini, l'altro è FB, Fabrizio Bassanisi.
E a loro due chiediamo di essere i protagonisti come primi di questa, diciamo, spiegazione di piattaforma, quindi dando a Fabrizio Bassanesi la possibilità intanto di inserire la share screen, come si chiama lui, perché a me i termini inglesi sconvolgono, come non si può mettergli il nome italiano a questa roba, a questo affare. Allora, eccola qua. Dunque, questo è il sito di Consì, se non sbaglio. Fabrizio, sei collegato col microfono Sì. Bassanesi, colleghiamogli il microfono Bassanesi, eccolo qua. Allora, chiamerò Bassanesi e Azzolini, altrimenti con i Fabrizi qua ci confondiamo. Allora, a Bassanesi chiedo, in questo momento siamo, immagino, nel sito Consì, giusto? Non ti sento. Fabrizio? Aspettate un attimo, lo comunico. Cosa è successo? Tolgo un attimo il... Ecco. La condivisione. Fabrizio? Adesso mi sentite? Adesso Sì. sì. Ok, avevo cambiato microfono per errore, Stato un scusate. attacco americano. No, sono già tornato indietro, non ti preoccupare. Ricondividiamo, scusate, errore mio. Ok, siamo nel sito Consì. Eccolo qua. Allora, intanto spieghiamo un attimo, faccio questa premessa, perché nel sito Consì la banca del tempo? Allora, è importante che tutti noi con il tempo capiamo che questo consorzio, che è perfettamente autonomo dal COEM come aspetto giuridico, ma che grazie a Dio ha accettato di promuovere il programma Mondo Migliore come istituto che possa rapportarsi finalmente a tutti quei soggetti, governo del nazionale, governo locale, banche, imprese, eccetera, che purtroppo i CLEM, perché erano stati strisciati un po' troppo, non potevano fare, quindi con le istituzioni. Non che il CLEM non lo possa fare perché istituzionalmente, diciamo, manchi di quel soggetto, persona giuridica che si possa rapportare. È un'associazione, il CLEM, che potrebbe farlo. Ma ripeto, essendo stata, virgolette, sporcata l'immagine, era meglio costituire un soggetto, diciamo, più forte dal punto di vista giuridico, ed ecco che attraverso il notaio, attraverso, insomma, tutte quelle iniziative che il Consiglio ha creato, oggi Consiglio è un consorzio di estremo rispetto. Per cui l'idea del programma Mondo Migliore di rapportarsi ad un mondo economico e finanziario creando un proprio esempio è combaciata con quella di Consiglio, e quindi abbiamo immaginato che la banca del tempo sia come banco di mutuo soccorso intanto all'interno della banca dati di Consì. Ecco, mi abbiate permesso questa premessa perché è importante. Prego, Quindi, vai avanti. scendendo appena entrati nel sito Consì, c'è subito una specifica riguardo alla banca del tempo con una piccola descrizione. Basta cliccare in Entra in BDT, che è l'acronimo di Banca del Tempo, si clicca e ci rimanda alla pagina della piattaforma con la banca del tempo. Ci fa entrare direttamente nella schermata dove è possibile inserire quel valore, anzi quell'azione valoriale allegato a un valore di pass. Ricordiamo che un pass al momento è paragonato a un euro, per cui
dopo un'occhiata. Per noi sarà sempre paragonato a un euro. Magari il mercato lo potrà fare oscillare o a zero o a chissà quanto, 7.000 euro, no? Però per noi, se lo si cambia nella nostra Human Crypto Bank, sarà cambiato ad un euro. Quindi anche se fosse 0 centesimi, sarà cambiato un euro Infatti. attraverso il processo del microcredito sociale per quelle 100.000 persone che abbiamo detto nel regolamento. Prego. Infatti dico al momento perché sono certo che poi il valore salirà con tutti i vantaggi del caso. È possibile, certi non si può essere. Ok, basta andare su aggiungi nuovo, quindi io decido, propongo, perché dopo vediamo la schermata, propongo che un comparto, un lavoro, un qualcosa da fare, raccontare la fiaba a un bambino piuttosto che tenere la nonnina, piuttosto che altre situazioni, è sufficiente aggiungere nuova proposta. Quindi oggi, in questo momento qua, abbiamo 4, 1, 2, 3, 4, scusate, 2, 3, 4, 5, no? Perché poi li metti in ordine diverso, quindi sono 5, inserimenti. Ne aggiungiamo uno nuovo. E Ecco, quindi questa prova che facciamo è per farvi vedere che questa condivisione perfettamente convenuta con la Confederazione, la Presidenza Consigli, sia condivisa da tutti. Cioè, potevamo in questi mesi aver fatto quello che, insomma, sarebbe stata una piattaforma perfettamente già costruita, ma fin da qualche anno fa, quando parlammo di criptovalute, eccetera, ogni volta che i tecnici appassionati mi dicevano di cominciare a fare questo lavoro, io ho sempre detto no, perché prima dovevamo arrivare ad un livello di maturità imponente, come oggi ritengo siamo per almeno 30.000 persone, e far sì che l'esterno rispetto ai CLEM, il Consigli, eccetera, potessero condividere con noi una serie di situazioni. E allora ci sarà la condivisione piena e non qualcosa calato dall'alto, no? Quindi è qualche cosa di strategico che dobbiamo fare assieme. Ci mettiamo una settimana, ci mettiamo 3 settimane, ci mettiamo un mese. Visto che la prova del microcredito sarà, vedrete, a partire da agosto in poi, abbiamo il tempo per far sì che capitani, soprattutto PO, referenti, abbiano la capacità di implementare dando un parametro e quindi alla fine anche una unità di misura del PAS, cioè di quell'utility e di quella criptovaluta che noi vogliamo in qualche modo diventino un esempio per il mondo intero. E a questo proposito, prima che vai avanti, permettimi, Bassanesi, direi che è il caso di sentire il Presidente di Consiglio per le sue riflessioni e per ciò che vorrà dire. Sì, grazie Maurizio. Innanzitutto un applauso, poi vedrete man mano che andiamo avanti, a Fabrizio Bassanesi, che effettivamente non finisce mai di stupire, perché quella piattaforma che ha ideato all'inizio, quando abbiamo cominciato tutti ad iscriverci nel Consì, ad un certo punto sta evolvendo e sta assumendo, direi, una importanza fondamentale per il nostro progetto, perché sono tutti pezzi, ma pezzi che non si appoggiano fra di loro, ma sono pezzi che si compenetrano tra loro e pertanto ci danno la possibilità di avere dei traguardi mano a mano ci avviciniamo alla fatidica data che Maurizio diceva prima nel mese di agosto. L'abbiamo ipotizzata, attenzione a non
direi esultare troppo e pensare arriveremo con tranquillità senza che ci siano scossoni, che ci siano problemi, perché siamo corazzati per poter andare avanti in maniera sinergica e in maniera corretta con l'appoggio di tutti. A questo punto voglio, prima di fare le mie considerazioni, voglio porgere il benvenuto all'interno della nostra comunità di referenti alla referente social del Piemonte, e questo il mio augurio di buon lavoro glielo porgo come collega referente social del Veneto e come presidente della Confederazione Consì, sapendo e pensando ad una corretta collaborazione ed integrazione di rapporti tra il Consì e la comunità social. E porgo altresì un buon lavoro e un grazie di cuore a Salvatore Castelli, che per tanti anni ha condotto quella regione, la regione Piemonte, e che rimarrà come ex regionale nella architettura che la nostra presidente Maura Luperto e il segretario generale del COIM hanno voluto e spiegheranno poi l'architettura che vorranno dare. Finito questo, che era doveroso da parte mia, perché quando entra una nuova figura all'interno, una persona che ricopra un ruolo all'interno della nostra community, io credo che lo si debba accogliere con i dovuti onori, e ho sempre detto dobbiamo essere di esempio alle persone che non erano dirigenti, ma oggi lo sono, ed accoglierli dando tutto il nostro supporto. Bene, diceva Maurizio prima, noi dobbiamo, lo dicevo un'altra volta, che i pass non sono acquisibili, acquistabili, eccetera. I pass sono si conquistano come si conquista una bella signora, io scherzosamente dicevo, perché i pass sono la chiamiamola fra virgolette remunerazione del nostro tempo che dedichiamo ad altri, ma è un tempo non forzato, non un tempo dove facciamo fatica a fare le cose, ma è un tempo che il nostro valore umano, il nostro valore di uomini all'interno del progetto si estrinseca. È un valore alla quale dico non facciamo fatica, dobbiamo fare quel lavoro che ci è più confacente, adatto alle nostre professionalità, alle nostre proprio l'inclinazione di noi uomini e donne nel progetto, che ci portiamo ad altri un momento di serenità. Dicevamo in questi ultimi tempi, quando parlavamo della banca del tempo, delle cose utili, perché tutto è utile quando lo si dà veramente come valore. Per esempio, si parlava sempre di andare dalle persone in difficoltà nelle case di riposo. Io questa mattina, per esempio, prima di entrare nel mio ufficio, tutte le mattine io sono vicino a una San Vincenzo, dove vengono le persone in difficoltà a prendere quello che le danno, e ho trovato una persona che non passava di lì e mi ha chiamato.
e mi ha detto: vorrei domandarle, visto che lei è conosciuto, lo so che lei conosce Tizio Caio, eccetera, se potesse intercedere presso una casa di riposo perché ho mia madre con un incipiente Alzheimer. Allora, non riusciamo più ad accudirla a casa, nessuno me la prende. Ecco, io credo che quella mezz'ora, quei 20 minuti che ho dedicato a questa persona, è come una visita a una persona in difficoltà, perché era veramente in difficoltà ed era una persona che normalmente fa un lavoro anche apprezzato professionalmente. Allora, io credo che noi dobbiamo commisurare cosa vale un'ora del nostro tempo. Io la banca del tempo l'ho vissuta, per esempio, a Roma, in un'altra associazione che presiedevo a livello nazionale, che mi dicevano, e io ascoltavo, mi dicevano: abbiamo la banca del tempo. Erano persone abbastanza mature che andavano a casa di altre persone per accudire i figli quando questi lavoravano, per insegnare a fare le lezioni ai figli, eccetera. Erano persone, direi, di un certo modo, di una certa attitudine, eccetera. Allora, vedete, noi dobbiamo vedere, e non è che né io né Maurizio né gli altri amici potessimo scrivere tutti i lavori che pensiamo si possano fare quel lavoro, diciamo, umano, no? Quella prestazione umana. E allora spetta, secondo me, ed è così che si costruisce un progetto valoriale, non ascoltando Maurizio, io o altri amici che fanno delle riunioni, eccetera, ma vedendo all'interno proprio che cosa uno può fare e nel suo luogo di residenza cosa le è permesso fare. Ecco, oggi per esempio, stamattina ricevo una telefonata dal vice referente di Vicenza, del social di Vicenza, che mi dice: ma nel mio comune il sindaco ha messo un articolo sul giornale dove ha detto che ha chiuso i parchi e ha blindato le giostrine, eccetera, con dei nastri rossi, perciò inutilizzabili, perché non ha soldi per sanificare i parchi e sanificare le giostrine. Bene, ho detto: guarda, oggi abbiamo uno Zoom con gli amici. Voi sapete, negli Zoom che c'è Angelo Porcaro che ha inventato una miscela di microrganismi che sanificano le lagune, sanificano le strade, sanificano i parchi, eccetera. Di quale parlo? Mi sono chiesto: ma che superficie hanno quei parchi, quei pezzi di parco? Perché lui parlava per tutto il paese, quella cittadina. Ebbene, siamo arrivati all'una a determinare 33.000 metri di parco, più le giostrine, eccetera. Ho mandato su agli amici del Friuli, l'ho mandati su. Oggi abbiamo fatto uno Zoom che era già previsto alle 4 e perché vorrebbero entrare nel CONSI per mettere a disposizione la loro scoperta, e hanno detto: bene, noi vi doniamo il materiale per due sanificazioni di tutti i parchi, dei vostri parchi, due volte di sanificazione, ve lo doniamo. Ecco, chi potrà mettere in pratica, nebulizzare, eccetera, e via? I nostri del CLEM di quella paese.
Ecco, vedete, quel tempo che i nostri di quel paese impiegheranno per fare la sanificazione, per andare a prendere il nebulizzatore, per andare a assistere anche, perché magari gente che va a vedere e dire no, guarda, non entrare finché non hanno finito, cioè fare un attimo la guardiania ad evitare che, insomma, questo attrezzo che funziona, che nebulizza, faccia il suo lavoro, eccetera. Ecco, questa gente, questi nostri PO, bravi PO, ad un certo punto avranno una ricompensa di quel tempo impiegato. Perciò questo, non fino a stamattina, non c'era venuto in mente, ma sarà un lavoro, per esempio, paragonabile al taglio dell'erba, ad altri lavori, eccetera. Vedete quante cose possiamo implementare, ma dovete dirlo anche voi, non noi, anche voi, e dovete ad un certo punto dire: bene, un'ora, quanti pass diamo, cosa costa quell'ora, perché c'è l'ora che uno è seduto in casa al caldo o con il condizionatore, ma c'è anche quell'ora che è faticosa, si suda, si eccetera. Allora, come tutti i lavori, anche quelli di cuore vanno remunerati, e vanno remunerati in base a quello che stabiliremo. Stabilirete voi PO assieme ai vostri capitani, assieme al vostro provinciale, e poi coinvolgendo il regionale, vedere che ad un certo punto tutte le cose, che il prezzo sia giusto, sia eccetera eccetera. Questo significa dare veramente un valore al nostro, alla nostra umanità. Ecco, credo che sia il massimo che uno possa aspirare. Poi con quei pass andranno cambiati nella human coin, e alla fine vi sarà l'equiparazione del denaro. Voi direte: ma perché facciamo tutto sto giro, perché ci fate diventare matti, eccetera? Perché, amici cari, ci sono in agguato, sono proprio agguati quelli che abbiamo sentito prima, che sono arrivati in America, non arrivati sì, a capo del capolinea del tram, sono andati a sono arrivati là. Bene, noi verranno, hanno già cominciato, perché con noi hanno già cominciato, ci hanno già fatto tre brutti attentati, ma ci siamo e stiamo difendendoci, insegnando loro che noi diamo rispetto, la nostra comunità dà rispetto e loro ci devono dare rispetto. Tutte le istituzioni e tutte le persone ci devono dare rispetto. Noi non siamo dei matti, siamo della gente che vuole cambiare un paradigma che è diventato insopportabile. Ecco, questo è quello che io vi domando: avere la pazienza di caratterizzare la vostra umanità, tramutarla in pass, e poi alla fine saranno tramutati in human coin e poi in euro. Questo per tranquillità di tutti, perché non venga fuori che noi distribuiamo soldi a Tizio, a Caio Sempronio per reconditi motivazioni, e invece noi remuneriamo con la donazione che vi verrà fatta, remuneriamo il vostro valore umano. Credo che nessuno ci possa attaccare. Grazie. Grazie Fabrizio Azzolini. Io direi che con un presidente e tanti altri presidenti di confederazione, di chiamati appunto consì a livello nazionale, regionale, provinciale, ecco, grazie a questa saggezza è difficile che noi tutti insieme si possa sbagliare l'azione valoriale che vogliamo fare. Allora torniamo a dare
l'esempio con Fabrizio Bassanesi di quello che uno potrà inserire per aggiungere dei nuovi lavori. Allora, quando facciamo il salotto una volta al mese, noi dobbiamo, o quando ci vogliamo incontrare attraverso provinciali, regionali, eccetera, via Zoom o, si spera sempre di più, anche in maniera così reale, si parlerà insieme di che cosa aggiungere. Allora, una mamma, è giusto che una mamma che ha dei figli, no? E che se ha dei figli piccoli non possa lavorare, e se non lavora perché magari il lavoro non ce l'ha, è giusto che questa mamma abbia un valore? Secondo me sì, quindi inseriamolo. Quindi troveremo maternità un ruolo e andremo a vedere se con espressioni di valore questa madre con un figlio, un conto è che dica che ho un figlio di 35 anni e un conto è che dica che ho un figlio di 3 mesi. Cioè dobbiamo insieme dare un valore a che valore ha una madre? Per me è un valore inestimabile, però è ovvio che una madre che ha già, diciamo, educato un proprio figlio, una propria figlia per tanti anni, avrà un valore in relazione a quello che quel ragazzo o quella ragazza avranno poi, evidenziato nella loro storia, no? Quindi tutte delle cose che devono essere di esempio per gli altri, di esempio pilota. Non è che noi vogliamo imporre questo nostro esempio agli altri, vogliamo dare un esempio pilota. E ricordatevi che sembra complicato adesso perché lo stiamo guardando per la prima volta e appena appena abbiamo interrotto immediatamente Bassanesi ancora prima di fargli fare farci vedere qualche esempio. Però è importante che capiamo che mi è stata fatta una domanda in chat, il valore del pass lo mettiamo noi? No, non è che lo mettete voi, dobbiamo insieme inserire un valore che poi diventi, come dicevo prima, in una media unità di misura. Quindi se noi facciamo un'ora, faccio l'esempio, decidiamo che un'ora fatta per solidarietà a tagliare l'erba del giardino di una persona anziana che non può più tagliarsi l'erba e che non ha i soldi per farsela tagliare, quanto vale? Allora uno potrà dire 10, 20, 30 e lo spieghiamo andando avanti nella spiegazione qui con Bassanesi. Vai pure avanti, Sì, Fabrizio. allora, beh, c'è una piccola premessa, che la richiesta è stata quella di rendere il tutto il più semplice possibile, il più democratico possibile, quindi sono le persone che scelgono, e dare la possibilità alle persone che sono iscritte, che sono tesserate con sì, quindi uno che non è ancora con sì non può fare una proposta di questo tipo. Perché abbiamo inserito, lo vedete qua in basso a destra, il numero tessera, il numero di cellulare della persona in modo da essere riconoscibile. Ma andiamo un passo alla volta. Quindi, nella massima democrazia, una persona dice, come abbiamo detto prima, vi ricordate che c'erano lavori sociali, partecipazione a eventi, progetti, pochissime cose. La cosa carina è che finché parlavano ovviamente. Parlava il presidente Azzolini. Se io ritorno nella lista, vedo che altre persone hanno già inserito, hanno già iniziato a inserire, ce n'erano 5 prima, no? Siamo arrivati a 20 in questo Che momento qua. bello, che E meraviglia, stanno. mamma mia, ma Esatto. quanti complimenti vi dobbiamo fare, mannaggia, ci Bravi. Perché stupite, stupite proprio. senza spiegazioni, intanto qualcuno ha già capito come funziona, perché insomma adesso vediamo anche un po' la semplicità. Ma soprattutto hanno capito anche come inserire, ad esempio, le categorie informatica, corsi di formazione, quindi corsi Zoom, e uno mette il suo prezzo orario. Ma torniamo dentro qua e vediamo. Bravissimi. Quindi adesso supponiamo che io devo inserire un qualcosa, guarda che meraviglia. E queste sono tutte cose inserite da voi perché le state inserendo in diretta, quindi vediamo questa cosa in diretta. Supponiamo che io prendo, che voglio dire la mia Io, ok. su un lavoro di edilizia. Quindi dico, seleziono il comparto edilizia e poi vado ad aprirmi qua e trovo solo edilizia e magari voglio inserire rifacimento de del tetto, dei coppi, no? Questa magari è edilizia in generale, no?
Allora, siccome non lo trovo qui dentro come settore del comparto, quindi come sottocategoria, chiamiamola così, se non trovi lo specifico settore lavorativo, aggiungilo con il pulsante aggiungi nuovo. Quindi semplicemente vado qui dentro, aggiungo una sottocategoria all'edilizia, che è sistemazione coppi. Okay, adesso la faccio proprio specifica, così tanto per capire. Salvo e mi appare, questa volta avrò edilizia e sistemazione coppi, quindi dirò che sistemazione coppi che fa parte dell'edilizia, secondo me, secondo la mia idea, lo potrei fare a, vi ricordo che un passo uguale a 1 euro, lo vedete scritto qua, un passo uguale a 1 euro, quindi potrei farlo a 15 euro l'ora, dico un prezzo che non conosco. No? E una volta inserito il valore che secondo me ha quell'azione oraria, posso anche inserire delle note per specificare cosa intendo. Quindi, magari entrando nello specifico, posso dire che compresa, e scrivo proprio compresa impalcatura, perché questo poi serve a tutti noi per capire, perché rifare i copy cosa vuol dire? Che li porti tu, che li metto io, l'impalcatura la fai tu. Insomma, all'interno di una situazione ci sono molti parametri, no? Quindi, compresa, impalcatura e collante. Io sto scrivendo delle sciocchezze, ragazzi, per chi è del mestiere. E, ovviamente, prima di inserire e cliccare su conferma la tua proposta, il pulsante che vedete qua in basso verde, se io lo clicco e non ho ancora inserito, manca qualcosa, vedete che sono i campi obbligatori, quelli con la stellina rossa. Ovviamente le note non sono obbligatorie. Mi dice, guarda che non vai avanti se non inserisci il numero tessera. Ora io inserisco un numero tessera non inesistente che non c'è e dico che è il 122 numero tessera e il cellulare 123 45. Se dico procedi e il numero tessera lo so, cioè ve lo dico perché lo so, il 122 non esiste e confermo, dovrei avere un messaggio di questo tipo. Attenzione, mi appare. L'iscrizione corrispondente alla tessera numero 122 non è ancora stata confermata, per non dire non è esistente. Non è possibile partecipare alla banca del tempo. Rivolgerti al tuo presidente provinciale consiglio. Quindi, se non esiste, non esiste. Se io non mi ricordo che è 122, ma era 211, chiamo il mio presidente provinciale consiglio, dico, ma qual è il mio numero tessera che magari non me lo ricordo? Oppure può essere che il presidente dica in quel momento lì, aspetta che ti confermo perché mancava un documento o qualcosa. Quindi questo è il primo passaggio. Supponiamo che io metto un numero tessera esistente, questo so che esiste, confermo la mia proposta e ho messo un numero di telefono sbagliato. Attenzione, il numero di cellulare 12345 non corrisponde al titolare della tessera inserita, correggi i dati. Ovviamente io adesso, siccome è registrato, non vado oltre perché questo è un numero di tessera esistente e quindi andare a abbinare il numero di cellulare a quella persona poi non va bene. Però, una volta che ho inserito tutto, adesso io clicco torna alla lista, ma bisogna cliccare su conferma la tua proposta. Lui dirà ha inserito, si ritorna in questa schermata e vediamo che non saranno più 20, ma saranno 21 le cose inserite. Ovviamente la pagina è divisa in, voi vedete qua in alto, visualizzate 1 su 20, perché visualizza 20 righe alla volta, su 25, ne sono state inserite 25. Se voglio vedere le altre, o clicco sulla pagina numero 2 e quindi mi fa vedere le altre 6, quindi siamo arrivati a 26 in questo momento, oppure gli dico semplicemente fammeli vedere tutti, fammeli vedere 50 alla volta. Con 50 alla volta me li fa vedere dalla riga 1 alla riga 27 di 27, quindi sono tutte queste. Per dare un'idea, si chiudo velocemente. Abbiamo messo a disposizione subito, abbiamo voluto farti anche una sorpresa, Maurizio, quali sono sempre nella parte pubblica, quindi uno, chiunque può accedere, e ovviamente non può scrivere chi non fa parte, chi non è tesserato, e può vedere le statistiche però. Quindi quando noi andiamo sulle statistiche, ovviamente vediamo che in questo momento qua, prendiamole tutte 25, sono in ordine di comparti. Per cui assistenza anziani, c'è chi ha inserito un valore massimo di 40, dei valori che sono stati inseriti, il valore massimo è 40, il valore minimo è 20, con una media di 30.
non è detto che sia tra questo e questo. Può essere che in 100 hanno scritto 40 e uno solo ha scritto 20, probabilmente la media andrà verso il 39. Lo stesso i babysitter, uno c'è chi ha detto io secondo me vale 50, un altro secondo me vale 10, con una media di 30. E via dicendo per tutte le situazioni che sono state inserite all'interno in questo momento della piattaforma. Ne abbiamo 26 in questo momento, recupero antiche stazioni, questo probabilmente è uno solo, 50-50 con la media di 50. Permettimi una cosa, ecco, hai cominciato a dare espressione del valore, no? Valore per esempio lavori sociali, assistenza anziani, 40 dice uno, no? Che sta per un'ora, 40 euro immagino. Bene. Corretto. Un altro ha detto al minimo 20 euro per un'ora e un altro quindi propone come valore medio il terminale, propone il 30. Allora, anche qui sarà importante che fra di noi capiamo, e non certo in una sola iniziativa come questa, cioè ci saranno sempre ogni settimana degli Zoom, i tutorial eccetera che spiegheranno e formeranno le persone che poi nei salotti tradurranno tutto questo, cioè non può essere bacchetta magica. Il parametro che dicevo prima che viene fuori da queste iniziative permetterà la famosa unità di misura fatta da noi, fatta dal mercato, cioè se alla fine viene fuori che l'assistenza ad un anziano in un'ora di solidarietà vale 40 piuttosto che 20 pass, se il pass vale un euro sono o 40 o 20 euro, sono tanti, sono pochi e noi dobbiamo rapportarci con una correttezza di mercato, no? Non possiamo dare dei numeri a caso, uno viene qui e scrive perché magari vuol fare il furbo. E quanto vale un'ora di taglio erba? 500 pass. Ho capito, ma se vuoi fare il furbo non sei né etico né altruista. Cioè bisogna trovare una misura che permetta di essere davvero esempi pilota per chiunque. Perché dobbiamo arrivare, e ci arriveremo, secondo me, dobbiamo arrivare che se l'aspetto valoriale vale tanto ed è corretto quel valore, cioè un'ora 50 pass piuttosto che 40, quello che direte. Ma la stessa cosa varrà per chi fa poi quel tipo di mestiere. Perché se ci pensate un attimo, arrivando a diventare esempi pilota, poi implementando sempre di più questa banca dati, questa banca del tempo e quindi con più persone, con più mestieri, eccetera, qualcuno si ritroverà a dire, ma come, io mi faccio tagliare l'erba per solidarietà e quindi quello che va a tagliare l'erba vuol dire che ha la macchina per tagliarla, che sa tagliarla, se no poi la prossima volta non lo si fa più venire, no? E allora a quel punto abbiamo dato un valore stabile al taglio dell'erba, per fare l'esempio. E quindi potremmo anche chiamare un professionista che potrebbe prendere euro, ma potrebbe prendere anche questo nostro valore assoluto, unità di misura, che si chiama pass e che si chiama human. Cioè se dietro a tutto questo, utopicamente, l'utopia è realizzabile, ci aspettiamo e ricerchiamo la capacità di creare l'unità di misura, diventare esempio per chi sta ad un governo. Prima Azzolini faceva l'esempio di quello che un governo locale, di un'amministrazione comunale, chiedeva per sanificare alcune parti che in qualche modo sono state inquinate. Tutto può essere inquinato un parco perché gli hanno buttato dei solventi eccetera, no? Allora come lo disinquini questo parco, magari dove ci vanno i bambini, con che cosa lo disinquini? Allora se ci sono questi microorganismi effettivi è molto meglio che mettere degli altri solventi per risolvere il problema del solvente. Quindi alla fine queste iniziative sempre di più diventeranno esempio per essere implementate dal mercato e quindi poi dalla politica,
di questo mercato. Ho Certo. capito che non sia facile arrivare a soluzione, però è l'unico modo per far sì che gli investitori ci premieranno capendo che vogliamo fare le cose sul serio e che non aspettiamo la manna che arriva dal cielo. Allora, quando leggo dei messaggi come quelli che alcune amiche hanno voluto proporre in chat, cioè io sono anziana, ho un figlio disabile, un figlio con delle problematiche, ma un progetto che si dice definisce etico e si definisce altruista, può dimenticare queste cose? No, quindi scriveremo queste particolarità che le amiche dei CLEM hanno scritto qui in chat. Quindi nel campo solidale di una mamma, di una madre che è in più anche con un figlio anziano di età, deve accudire una persona disabile, ma certamente avrà la possibilità di ricevere un parametro che sia un parametro corretto, no? Perché allora diventiamo esempi concreti e seri, altrimenti siamo i soliti furboni che purtroppo il mercato vede costantemente. Noi vogliamo essere assolutamente distinti da tutto ciò, non abbiamo bacchette magiche, quindi come vedete il sacrificio per fare tutto questo a livello di volontariato non è da poco, e tutto questo lo stiamo creando grazie a voi, grazie a quel vostro euro, perché poi è questa la realtà. O in questo caso per Consì ne avete messi 20 di iscrizione di un anno, quindi se li dividete diviso 12, insomma fa quello che fa. Però io ritengo che si stanno evidenziando talmente tante iniziative che dovrebbero rendere fieri ciascuno di noi. Andiamo avanti. Scusa Maurizio. Prego, prego. Scusa Maurizio, volevo dire una cosa. Lo dico perché rimanga impresso nelle menti di tutti i nostri amici e di tutti i PO. Ricordo sempre che siamo tutti PO, non abbiamo nessuno l'etichetta, siamo tutti PO che a vari stadi facciamo il nostro lavoro, come il nostro, nel nostro logo, come il colibrì. Vorrei dire una cosa, attenzione che questi lavori vanno fatti in estrema sicurezza. Non è che prima, siccome si è detto edilizia e si dice cambio dei coppi, che non venga fuori qualche poi moglie o marito, ma credo più la moglie in questo caso, e dire: ah, ma è andato a cambiare i coppi da quella persona ed è caduto giù, si è fratturato le vertebre, eccetera eccetera. È colpa di Maurizio Sarlo o di Fabrizio Azzolini? O no, perché noi abbiamo queste delle volte che c'è sempre colpa di qualcuno. Io invece dico attenzione, che dirò a Fabrizio Bassanesi di scrivere sulla schermata che tutti i lavori vengono fatti a rischio e pericolo della persona che li compie ed vanno fatti con estrema sicurezza, in estrema sicurezza. Non secondo, non le norme, secondo le norme, secondo, ecco, le, secondo norme. le norme ovvio, di legge. Ovvio, e dopo ovvio. Ecco, qualcuno no, non dica che se uno è caduto è colpa nostra, non è vero, perché bisogna stare più attenti possibile. Ecco, lo dico a scanso di equivoci, perché è meglio dire una parola in più che una in meno. Grazie. Certo. No, perfetto. È ovvio che tutto quello che si fa deve stare all'interno dell'alveo legale, no? Legislativo. Quindi ed è giusto che tu abbia affrontato questo tema per ricordarcelo tutti. Nella banca dati e nel regolamento va scritto tutto questo. Quindi ecco il regolamento, che peraltro più avanti, quando finiamo questo, cominciamo a proporre
che in questa settimana, da quando è stato promosso, ci sono arrivate moltissime mail con le vostre proposte. Anche questo è un fatto importante, che questo regolamento sia stato promosso, sì, dal direttivo del COEM, ma che poi sia stato proposto a tutti voi e tutti voi, dal partire dal legale di Consì, Maria Luisa Rossi e gli altri tutti amici legali che sono attorno alla Consilex, ma anche tutte le persone operative che hanno voluto inviarci la mail, ci hanno dato davvero delle così soddisfazioni. Primo, perché non si è cambiato di molto quello che abbiamo scritto, e poi perché si è individuato quella provocazione che mettiamo di solito e effettivamente insomma, vuol dire che il popolo Clem si sta educando e non fa passare nulla che sia sbagliato, insomma, che sia poco etico. Bene, andiamo avanti, Fabrizio, proprio dicendo sui progetti che qualcuno vorrà inserire nella banca dati come imprenditore. Per esempio, qui ci saranno nella banca del tempo quei progetti come quelli, per esempio, di quella macchina meravigliosa che ha il professor Rainò. Quindi l'imprenditore entrerà nella banca del tempo e dirà: io ho il progetto della macchina X, io ho il progetto dell'acquaponica, io ho il progetto, eccetera. No? E la gente entrerà, l'investitore che vorrà, diciamo, in qualche modo aver contezza di tutti quei progetti che saranno inseriti all'interno di questa banca del tempo, si renderà conto che invece di investire, e se vuole investire va a prendersi l'imprenditore, nel caso di Rainò va a parlare direttamente con Rainò e noi della banca del tempo nulla vogliamo centrare. E quindi facciamo un'azione, diciamo, solidale, per mettere in contatto senza avere nulla a pretendere due soggetti privati, no? Che si vogliono incontrare. Anche questo credo che sia un esempio pilota interessante, perché di solito qualcuno chiede sempre qualcosa per fare, no, delle presentazioni. Invece noi no. Noi vogliamo che invece chi vuole fare delle donazioni attraverso il COEM al progetto A o al progetto B sappia che per ogni euro donato a quel progetto, voglio donarlo all'acquaponica, voglio donarlo alla macchina di Rainò, voglio donarlo perché questa macchina possa essere divulgata, perché come il famoso crowdfunding atipico, insomma, no? Ecco, per ogni euro donato a quel progetto, noi cosa faremo? Daremo in cambio un pass che poi varrà quello che varrà, eccetera, eccetera. Vogliamo vedere, ecco qui, Bassanesi. Sì, ci c'è il comparto che abbiamo nominato progetti a partecipazione sociale, quindi basta selezionarlo, e poi noi adesso per prova ne abbiamo inserito uno, Acquaponica Itami SRL, piuttosto che aggiungi Sì, macchina, un altro piuttosto nome, che scrivi sì. Acquaponica Pintonello Arturo, ma tanto per fare un esempio. Cioè, all'interno del progetto Acquaponica ci può essere la società Itamia, che già conoscete, dell'ingegnere Uccella, Arnaldo Uccella, piuttosto che uno dice: conosco un altro progetto Acquaponica di soggetto X. E quindi lo si inserisce, perché poi da lì ci sarà un link della società Itamia e il link del sito internet di quell'altra società, e uno va a vedersi che cosa sono, perché questa implementazione, ripeto, non deve essere calata dall'alto, ma deve essere un po' alla volta creata da tutti noi. Cioè, qualcuno vorrà andare a prendere, abbiamo qui, la vedo in video sempre collegata, l'amica Raffaella di Tempo per Me, qualcuno vorrà in qualche modo dare spazio e vantaggio a questa loro società e vedrà Tempo per Me, e quindi vorrà donare a Tempo per Me il suo supporto. Prego. Allora, la spiegazione è tutta qua, perché
Mi è stato chiesto di renderlo, ripeto, molto semplice, il più semplice possibile. Quindi avete visto, se c'è già, mi raccomando, utilizzate il più possibile i comparti, perché ad esempio, e ne approfitto, visto che siete stati così gentili e veloci a inserire già qualcosa, i lavori socialmente utili, lavori sociali, questi, dove dentro, all'interno dei lavori sociali, troviamo ad esempio assistenza anziani, conviene mettere, piuttosto che, come ho già visto, assistenza disabili, piuttosto che mettere sempre lavori sociali e qua inserire, se non c'è una nuova categoria, assistenza disabili, perché il settore lavorativo assistenza disabili comunque fa parte dei lavori sociali. E poi specificare all'interno delle note, intendo pulire la carrozzina, rimettere a nuovo la carrozzina, portarla a fare una passeggiata, piuttosto che inserire proprio il lavoro specifico, cura, vediamo un po' se c'è qualcosa qua. No, comunque posso inserire, ad esempio, nuovo sotto lavori sociali, specifica lavoro, assistenza disabili, pulizia, carrozzine, manutenzione carrozzine, faccio un esempio. Quindi conviene sempre inserirlo qui, altrimenti ci troviamo con delle categorie e delle sottocategorie che sono un po' invertite. Ma voi andate, seguite il più possibile queste indicazioni, ma poi noi andremo anche a sistemare queste cose qui, perché non è che il lavoro dietro le quinte finisce qui. Un'ultima cosa, Maurizio, quindi qua io avrei finito. La cosa bella è che mano a mano che tu stai andando avanti, che voi avete fatto interventi di questo tipo, abbiamo più di 100 inserimenti in questo momento qua. Quindi io lancio una proposta, vediamo se domani siamo a un migliaio di inserimenti, ecco. No, diciamo invece insieme alla tua proposta che certi si uniformino agli inserimenti che sono stati già fatti, che non Sì, scrivi ovvio. un poema che insomma alla fine cioè io credo che ci siano dei lavori che si assomigliano, cioè che magari ecco non specifichiamo proprio, ecco per esempio la pulizia della carrozzina, io no, questa non l'ho mai neanche sentita, ecco, e sì che vado a Lourdes spesso, però non l'ho mai sentita. Ma comunque sia, siccome va fatta, è giusto che si faccia, ma insomma io credo che scrivere assistenza ai disabili e attività collaterali, io credo che ecco, è già un rigo piuttosto che scrivere dei poemi. Insomma, dobbiamo anche riassumere determinate cose. Ecco, siamo un attimo non prolissi, ma un po' diciamo riassuntivi di certi lavori. Insomma, ecco, così Corretto. volevo. Allora, prego, prego, Volevo Bassanini, vai. specificare un secondo, giustamente, perché ovviamente io nella mia testa da tecnico non parto, ed è corretto quello che dice Fabrizio Azzolini, traduco meglio quello che volevo dire prima. Sarebbe bello che il maggior numero di persone possa inserire come esempio lavori sociali, assistenza anziani, la propria proposta di valore, quello intendevo io. Anche fossero 1.000 o 10.000, anche sulla stessa cosa, così riusciamo a trovare già un equilibrio, un'idea. Ecco, questo è tutto. Ho visto che più di qualcuno chiede di semplificare le cose. Allora, se non stiamo attenti, io non so se ci sono queste chat che magari dall'altro capo della chat c'è qualcuno che vuole scherzare. Io prendo sul serio quello che viene scritto qui. E quindi ho letto che qualche amico dice semplifichiamo le cose. Ecco, bisogna anche stare attenti ad una realtà. La realtà è semplice da una parte ed estremamente articolata dall'altra. Quindi è facile dire semplifichiamo le cose, ma la manna dal cielo è mai arrivata? Io non l'ho mai vista, perché quindi se vogliamo semplificare le cose, fatemi vedere che la manna arriva. Perché? Che qualcuno abbia dato da privato 1.500 euro a qualcun altro, io non l'ho mai visto al mondo.
C'è stato un premio Nobel che ha voluto sì partire in un microcredito, eccetera, eccetera, ma che poi in qualche modo ha sempre preteso venisse restituito. Quindi questo nostro esempio è un esempio che non ha mai fatto nessuno. Cominciamo a comprendere che per essere esempio pilota davvero e non una poesia, tanto per fregare la gente, deve avere un'articolazione, deve avere un parametro serio, etico, altruista. Perché altrimenti diamo via 1.500 dall'elicottero, ma questo lo sta facendo la BCE. Lo stanno facendo i governi del mondo solo per pochi. Perché se voi andrete a vedere, adesso i soldi li prende l'Alitalia e quindi le banche che avevano il debito dell'Alitalia, lo prenderanno le ferrovie, che avevano le banche che avevano il debito con le ferrovie, lo prenderanno gli ospedali perché ci sono tante camere iperbariche con i teloni, i soffioni, come si chiamano loro, e il professore Rainò ce lo dirà. Ma le persone che dovevano prendere la cassa integrazione l'hanno presa? Perché quelle forse no, quelle aspettano ancora. E allora la vita è complicata, la realtà è complicata e se noi stiamo facendo questo, chi vuol farlo si adoperi cortesemente per comprendere che è complicato. Quando Ma... No, noi, prego, scusa, scusa, finisci, finisci perché è giusto. quando noi arriveremo a regolamentare e a dare evidenza di questo microcredito sociale che arriva, ripeto, in forma privata attraverso un progetto di ingegneria economico, sociale, finanziaria. Se è un progetto di ingegneria, non possono essere le aste dei bambini dell'asilo. E quindi se è un progetto di ingegneria finanziaria ed economica, vuol dire che sottostà a tutta una serie di iniziative che già esistono, ma sono pochi a farle. Quindi nel momento in cui noi vedremo questo e andremo a definire queste 1.500 euro date in credito e non in debito, vedrete che sarà facile restituire il valore, perché appunto la mamma ne avrà un certo tipo di pass, il nonno ne avrà un certo altro, quello che va a tagliare l'erba. E qualcuno dice, e come si farà a confrontare che tutto ciò non sia stata una presa in giro? E voi fidatevi del sottoscritto, di Azzolini, di Bassanesi e di tutti gli amici che fanno i referenti nei vari regione, provincia, comune. Vedrete che sempre di più, non con l'aspettativa da spia, ma con l'aspettativa di monitorare che ci sia un'etica e un altruismo, sempre di più andremo a fare quella prova del 9 che nel regolamento è già scritta. Noi diamo per scontato che tu arrivi con dei pass che ti sono stati dati da chi ai quali tu hai concesso, alle quale persona tu hai concesso il tuo valore, no? Quindi avrai ricevuto dei pass. E questa persona, prima di darti i pass, o è furba e si mette d'accordo con te, oppure effettivamente gli hai fatto un lavoro, ma grazie a questa banca dati, inserendo dentro cosa sei andato a fare con tanto di foto, arriveremo a quello. Arriveremo, io sono andato dalla signora Maria a tagliare l'erba, ecco qui la mia prova. Cioè, ragazzi, non ci sono 35 anni di esperienza per farsi fregare da Bicio e da Farlo, che sappiamo già come si chiamano, nome, cognome, indirizzo, numero di casa, chi c'ha il panificio piuttosto che la galleria d'arte. Ricordatevi che sappiamo tutto. Tempo e pazienza e arriviamo dappertutto. Ma arriviamo con la legalità. Ecco, arriviamo anche a questo signore, sicuramente con l'esposto, non so chi ce l'ha messo davanti, ma va bene così. Ci dà l'occasione per parlare dell'esposto. Quindi dicevo, con calma,
tempo e pazienza, arriveremo a spiegare a tutti qualche cosa che non è così semplice da comprendere. Capisco che non è semplice da comprendere, ma si deve altrettanto comprendere che la vita è estremamente articolata. Quindi, se non c'è qualcuno che fa meglio di noi, e magari ci fosse, ci semplificherebbe la vita. Perché quando vedremo che invece delle mascherine ci saranno i treni gratis, i taxi gratis, l'acqua gratis, la sanità gratis, la non vaccinazione obbligatoria, chi se ne frega chi lo fa? L'importante è che lo faccia qualcuno. Ma se gli altri non lo fanno, anzi faranno quello che ho detto 5 anni fa, perché 5 anni fa il vostro amico Maurizio Sarlo lo ha detto e non mi hanno portato in galera perché l'ho detto, ma mi hanno spalato di fango per bene. Ma basta che nella mia coscienza sia talmente così pulita che il fango proprio non so neanche che cosa sia. Non mi interessa sapere cosa sia il fango. A me interessa sapere che cosa sia la luce. Sbaglio anch'io, per carità, sbaglio, sono un uomo fallibile come tutti voi, io magari più di voi, ma io cerco di fare del bene, cerco, in tutti i modi cerco di farlo. E sarò giudicato al momento opportuno da chi saprà giudicare, ma che mi giudichi farlo o mi giudichi bicio, me ne strasbatto altissimamente le palle, ecco, tanto per essere in francese molto molto chiaro. Andiamo avanti. No, dicevo Maurizio una cosa a tutti gli amici, di attenersi a quello che diciamo, perché non lo diciamo per fare della confusione, per riempire la testa di parole, eccetera, di farlo come hanno fatto bene ad iscriversi con i loro 20 euro ciascuno. La stessa cosa, c'è stata una provincia che invece dice: ma allora facciamo un unico versamento di 12-13 mila euro. Abbiamo avuto una persona che, e dobbiamo ringraziarla sempre, che tirando fuori da Consì la somma versata in un'unica soluzione, ha immesso con l'elenco di tutti i soci tutte le persone a 20 euro ciascuna. Ora, vedete che noi non abbiamo detto ma sì, lo stesso, no, abbiamo voluto mantenere quello che era e che avevamo prospettato. Allora, vi domando per favore di non prendere queste cose che abbiamo fatto nella banca del tempo come un perditempo, scusate il bisticcio di parole, come una ma sì, ci riempiono la testa. No, serve perché alla fine possiamo incontrare dei problemi e dopo, se no, direte, ecco, l'avevo detto io che non ci davano ancora il microcredito. Ecco, aiutateci e vi aiuterete, voi aiutate noi e noi aiutiamo voi in una maniera sinergica per arrivare in porto senza problemi. Che cosa vale avere, è un progetto quello di Consì, che cosa vale la tessera di Consì, cioè 20 euro? Quanti pass varrà? Questo non si sa. Ma bisogna scriverlo. Non vale 20 pass, vale molto di più. Ecco, quindi. Vale molto di più e vedremo l'evidenza proprio in queste settimane, perché ad un certo punto avrete una serie di servizi qualificati e qualificanti per voi, ecco, di modo che non possiate lamentarvi, questo ve lo dico, non possiate lamentarvi, e in maniera tale che 20 euro spesi, io credo, vi ricompensino di questo vostro sforzo. Ecco. Benissimo, ecco, per fare un esempio, essendo il contenitore Consì un contenitore che ha tante iniziative da promuovere, la tessera di Consì non dovrà aumentare, cioè quelle 20 euro non dovranno aumentare perché qualcuno dice costa di più, eccetera, ma dovrà aumentare il valore che Certo. il pass darà in controvalore rispetto all'euro di quelle 20, no?
Cioè, allora diventa interessante quell'unità di misura che dicevamo prima. Però noi abbiamo anche altri ospiti qui stasera che vorremmo in qualche Adesso modo, dobbiamo. insieme a tutti voi che state invitando nella chat a dire la vostra, cominciate a fare delle domande perché sono importanti, perché tante volte parlare così come facciamo noi, così può anche disturbare, no? Può creare confusione, mentre attraverso una domanda la risposta può dare molta più facilità di comprensione. Allora abbiamo per esempio il professor Rainò che è stato in religioso silenzio, lui ha una macchina e non solo quella che ci ha fatto vedere già la volta scorsa e gli chiediamo ci sarà la possibilità di vedere un progetto del professor Rainò all'interno di questa banca del tempo? Grazie, grazie. Ho ascoltato con molta attenzione. Grazie Maurizio, grazie amici. Dicevo oggi a Tina, la mia coanima, dico, ma quanti amici che ci siamo fatti all'interno di queste piattaforme dinamiche bellissime, no? Io vi sento come i miei migliori amici. Che bello, bello proprio. In questo periodo così maledetto per altri versi, è come quando no, erompe un vulcano e brucia tutto, distrugge tutto, poi dopo qualche settimana vengono fuori dei fiori, delle piante meravigliose. È la forza della vita. E allora io, ma come ho accennato ieri, nella mia vita non ho mai sgomitato tanto, ho sgomitato contro me stesso, contro i miei limiti, ho lottato contro le mie eventuali inerzie, contro quelli che potevano diventare dei miei limiti se non mi fossi dato da fare. Ma a partire dalla giornata di oggi, quanto lavoro che ho fatto. Guardate, mentre ascoltavo voi, continuavo a lavorare. Allora, questo è un pezzo che mi spetta costruire domani in laboratorio, molto complesso. Ora, io sono convinto, più che mai, perché ne abbiamo anche parlato con Maurizio, con Fabrizio, che il vero valore dell'uomo è l'uomo. E quindi questa storia del partito del valore umano è meravigliosa perché, no? Io perché ieri mi sono tanto proprio compromesso volentieri dicendo attenzione che io qua non sto come un medico qualunque. Io sono un medico responsabile del Dipartimento della Salute del Partito Valore Umano. Pensate che nel modo antico di fare politica c'è sempre questo cruccio, dice no, il professionista no, non si deve confondere col partito. Ma dove sta scritto? Le istituzioni partitiche creano la realtà, quindi ben vengano i professionisti, gli uomini di cultura che dicono attenzione, io sono un rappresentante di questo partito. Io svolgo una funzione all'interno di questo partito. Questa è la politica che sognavo. E allora, cosa ho fatto nella mia vita? Mi sono sempre preparato per il momento giusto. E Maurizio ha visto quanto ben di Dio ho costruito, provato, sperimentato ed è pronto per offrire un nuovo tipo di salute alle persone. Ecco, scusami perché mi viene questa cosa, poi mi sfugge, se no. Mi hai fatto vedere dalla macchina che si mette al rubinetto, Acqua non so, non mi ricordo come. scissore, l'acqua scissore. Acqua scissore, ecco. Mi hai fatto vedere una macchina che ti permette, voglio dire,
dei granuli inseriti in una boccetta d'acqua che insomma, riesce a sanificare tutte le cellule un po' malandate che abbiamo all'interno. Se questo deve diventare una materia divulgata a chiunque, quindi progetti come quelli che hai tu inseriti nella nostra banca del tempo faranno diventare grande la banca del tempo di questo progetto, perché tu non li hai mai voluti concedere a nessuno, no? Hai detto... Allora io sono, ho i brevetti di queste cose, poi sono stato avvicinato sì da diverse persone in varie occasioni, però sempre con la logica speculativo-finanziaria, no? Invece queste macchine lavorano sugli aspetti essenziali della vita. Pensate che la grande scoperta, no, che io ho poi certificato con studi, esperimenti pubblicati, è la seguente. Guardate, è elementare. Pensate, ne parlavo l'altro giorno con il grande Angelo Porcaro, che penso che sia anche stasera fra di noi. Io sono riuscito a provare che questa benedetta acqua, trattata in un certo modo, che è elementare ma è geniale perché non lo fa nessuno, inizia a risuonare emettendo dei campi. Questi campi, attenzione, non sono sempre identici, variano con l'orario, con l'attività solare, con le condizioni climatiche. Questo vuol dire che quest'acqua anonima viene posta in condizioni di oscillare e si misura tutto in laboratorio alla grande, però non oscilla sempre allo stesso modo, oscilla in un modo variabile e ripetibile a seconda degli orari, per esempio. Cioè vuol dire che noi abbiamo rimesso in connessione l'acqua nella sua purezza più estrema, che non è un concetto solo chimico, ma è informazionale, frequenziale, vibrazionale, con dei fattori esterni, e quindi che cosa è diventata quest'acqua? Ora, quest'acqua che lavora con queste modalità entra in risonanza anche con l'acqua endogena di un organismo, che è una coorte di situazioni congelate di tipo informatico, dove la matrice di qualunque malattia, in primis le alterazioni di coscienza che alla fine cristallizzano nelle malattie organiche vere e proprie, dove qualunque malattia, qualunque deviazione è un progetto informatico che le mie macchine correggono. E i pazienti se ne accorgono immediatamente. Io ho avuto proprio in questi giorni una sorpresa bellissima di una paziente con una situazione oncologica catastrofica, che però vive nonostante tutto, vive alla faccia, mi si perdoni, degli oncologi che la guardano strabiliati. Allora, tutto questo non è mio. Io sono un pappafico, anzi, come dico sempre, il colotto di Murgia, che ha fatto delle cose con un amore infinito e con una metodologia non indifferente, e aspetta l'allineamento dei pianeti. Tutto qui. Che vi devo dire altro? Grazie. Ho visto una cosa effettivamente che mi ha stupito dall'alto della mia ignoranza letale in questo campo. Cioè vedere una scatoletta di aspirina essere, diciamo così, tramutata tramite l'acqua, appunto opportunamente selezionata da te, elaborata da te, assumere quella frequenza, quell'energia all'interno della pastiglia, diciamo così, X aspirina piuttosto che quell'altra marca che vogliamo,
E quindi uno che poi assume quell'acqua ha le informazioni dell'aspirina, ma non la parte chimica che l'aspirina porta con sé. Ma esatto. Ho spiegato bene? Anche con le droghe. Abbiamo fatto le prove anche con alcuni tossicodipendenti che hanno preferito prendere dei granuli di lattosio di tipo omeopatico con l'informazione di alcune droghe e sono usciti dall'astinenza. Ma ragazzi, è questo che la banca dati deve offrire sempre di più. Sì, ci sarà anche l'ora di giardinaggio, ma noi dobbiamo apprendere sempre di più. Il mainstream non lo vuol far scoprire questo, no? Perché se l'ENI, piuttosto che il, che ne so, il più grandi aziende, le più grandi aziende italiane, non sono andate da Raino o quando ci sono andate sono state respinte. Sono andate. Ecco, quindi un motivo c'è. Un episodio, Maurizio, perdonami. Prego, certo un episodio sì. Molto bello. 6-7 anni fa incontro, per privacy non dico chi, ma viene l'elicottero dalla Francia, un grossissimo gruppo industriale omeopatico, non dico il nome e cognome, con il direttore amministrativo, lo staff scientifico, e mi incontrano a Firenze in un notissimo albergo. Una tavola rotonda, io spiego che cosa avevo fatto e spiego come l'avevo fatto. Ad un certo punto il direttore scientifico guarda il proprietario di questa azienda multinazionale omeopatica e terrorizzato dice: ma noi dovremmo rivedere completamente i nostri protocolli di produzione, no? E quindi niente, si spaventarono. Si spaventarono perché io ho presentato quello che Christian Friedrich Samuel Hahnemann, negli ultimi paragrafi dell'Organon, indica essere la strada futura dell'omeopatia. Io l'ho fatta e adesso non la vogliono perché devono diversificare i sistemi di produzione. Non vogliono perdere il monopolio della produzione del rimedio. Io posso mettere tutte le persone a casa, nelle condizioni di potersi costruire il rimedio personale, momento per momento, ogni giorno, ogni ora della loro vita. Vi dico di più, io e tutto il mio entourage, la mia tribù, la chiamo io, c'è la capo tribù adesso qui, vicino a me, noi non siamo più tanto normali, ve lo dico molto tranquillamente, ma i troll, se essero buoni, non rompessero le palle stasera, noi non siamo tanto normali, sapete perché? E tutti gli ambienti in cui viviamo sono colonizzati da frequenze oscillatorie di macchine ad acqua, che Maurizio ha visto, che funzionano di continuo, 24 ore su 24, e innalzano il nostro livello di coscienza. Che piaccia o no a qualcuno, che ci crediate o no, a noi non ce ne importa proprio niente, prendere o lasciare. Allora, tempo per me, cara Raffaella, dovrà assolutamente incontrare il professor Raino, sì. Perché noi dobbiamo fare in modo che chiunque da casa, invece che sentirsi dire che c'è il nodulo e che è diventato tumore, che guai così e chemioterapia e quant'altro, possa avere la sua bella boccetta con i granuli e chi se ne frega di quello che dicono in certi ospedali. Quindi è questo il mio sogno ed è un sogno che si realizza perché poi trovo durante la strada gente come Raffaella Ruggiano, trovo gente come Salvatore Raino, mettendo insieme questa gente i prodotti, altro che patch, i prodotti potranno essere davvero grandi prodotti e secondo noi uno come Salvatore Raino non dovrebbe poi vendere questi prodotti personalmente, ma dovrebbe in qualche modo avere un Ministero della Sanità che, facendo una negoziazione seria con un imprenditore, permetta di dare queste cose ai suoi cittadini gratuitamente. Infatti, permettimi un'altra cosa, Maurizio, perdonami, lo so, ti sto interrompendo, ho paura prego, che siano dette alcune cose.
Allora, no, perché ci sono i controllori poi che ascoltano, osservano. Allora, la legge dice che ogni medico, in scienza e coscienza, secondo il proprio intimo convincimento, può esercitare l'arte medica in modo che lui possa comprovarne l'efficacia. Quindi anche no, l'ordine dei medici, il codice deontologico, non vieta a un medico di studiare di più, non di meno, perché uno come me è uno che ha studiato di più, non di meno. Non deve diventare una disgrazia, non deve essere inibito, castrato, ma poi, diciamolo, sarebbe un po' più difficile adesso all'interno, no, come personaggio politico all'interno di un partito come il nostro. Devono stare un poco attenti, sapete perché? E ne dico un'altra, insomma, è un fatto vero. Il mio studio è pieno di colleghi cattedratici, medici, mogli di medici, figli di medici, che vengono da me e si fanno curare da me, senza farmaci. Poi usciti di lì, danno i farmaci ai pazienti comuni. Allora, l'incoerente non sono io. Gli incoerenti sono i miei colleghi numerosissimi, spero che adesso mi ascoltino in parecchi, che sono invitati da me da anni a cambiare strada, a rimettersi a studiare per poter capire qual è il mio modo di essere medico che la legge mi consente. Grazie, grazie Salvatore. Maura Luperto, vuoi intervenire o vuoi stare nel tuo trono lì, sempre tranquilla? Sono qua, sono qua. Vuoi dirci qualcosa di queste tue pillole di saggezza? Gabba, io semplicemente riflettevo, così come è iniziata la serata. Riflettevo che nel corso di questi anni gli ostacoli ne abbiamo incontrati tanti. Hanno cercato di bloccare il nostro progetto in tutti i modi. E mi chiedo, no? Ma quale coscienza, quale mente, quale animo cerca di bloccare un progetto che può far bene a tutti quanti, anzi che fa bene a tutti quanti, non può far bene? Cioè un progetto limpido, no? Scritto, trascritto in tutti i modi, portato avanti da anni con conferenze, post, attraverso tematiche mensili che vengono pubblicate mensilmente e post pubblicati quotidianamente, in cui poi c'è un riscontro di persone che leggono, applicano, si adoperano per portare avanti questo progetto che è basato appunto sul valore umano e quindi mette al centro l'uomo. Ma quale mente può non volere questo? Quale animo può non volere questo? Eppure continuiamo ad avere persone che si mettono di traverso, situazioni che si mettono di traverso. Allora mi riflettevo, no? Ma sono prove che l'universo ci mette davanti per vedere se questo, per metterci appunto alla prova, per vedere che tipo di resistenza abbiamo, fin dove riusciamo ad arrivare. Cosa sono? Ci sono dei momenti in cui vado in crisi, no? Momenti in cui ho una sorta di scoramento perché vedo questa sorta di malvagità, di cattiveria, di voglia di ostacolare in tutti i modi. Però poi guardo negli occhi le persone che incontro e che stanno accanto a me da tanti anni, guardo mia figlia e penso che nonostante queste difficoltà è importante continuare ad andare avanti perché questa è l'unica strada. Credo che non ce ne siano altre, non ne vedo altre, perché giorno per giorno mi rendo conto che le strade che ci propongono sono sempre più intrise di sofferenza, di sangue, portano a un precipizio che è drammatico.
E allora, detrattori, non detrattori, ma chi ve lo fa fare a continuare ad avvelenarvi voi per cercare di fermare noi? Cercate di vivere accanto a noi e costruire questo mondo migliore che stiamo cercando di far emergere a tutti i costi, perché tanto noi non ci fermiamo. Questa è la mia riflessione di questa sera. Meravigliosa. Dovremmo avere anche Giancarlo Cozzuto, il nostro regionale dei regionali, la Rossella Casellato, secondo me ci sono da qualche parte, se possiamo aprirgli il microfono prima a Giancarlo. Eccolo. Eccolo qua, dove sei? Mi sentite? Eccolo! Buonasera a tutti. Ciao, ciao Giancarlo, anche da parte tua. Qualche riflessione per capire da questo regolamento che tutti ci stanno cominciando, no, a inviare note, peraltro che poi si concentrano su quella cosa del partito. Quali sono i contatti che hai con i vari referenti regionali? Che cosa emerge? Quello che emerge è come se ci fosse una paura. Io ho partecipato anche con qualcuno anche per cercare di capire quali sono questi timori. Viene sempre fuori la possibilità che essere parte di un progetto politico sembra che sia un obbligo e non invece, non dico un dovere, ma un piacere farne parte, perché in fondo se il partito politico o un movimento politico porta avanti la tua idea che stai perseguendo da 5 anni, per fortuna che c'è. E invece ogni tanto c'è questo tremore, ma magari io credo che modificando o leggermente modificando l'espressione con cui è stato posto si possa anche riuscire, non riuscire, si possa anche avere la massima comprensione delle persone. Noi sappiamo che in tutte le regioni d'Italia si reagisce in modo diverso alla stessa identica cosa. Quindi noi sappiamo che l'Italia, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, pur essendo tutti italiani meravigliosi, siamo tutti italiani diversi, per fortuna. No? Come è diverso il nostro territorio, è anche diverso il nostro modo di pensare. Ma io dal mio punto di vista di questi contatti avuti negli ultimi 5 anni, regionali, io dico comunque grazie a tutti i regionali perché anche in questo momento, io ne ho sentiti diversi anche oggi, sono comunque tutti impegnati a cercare di chiarire, soprattutto con chi all'interno delle proprie province, poi barra comuni, hanno ancora degli indovinelli da capire o da chiarire. Perciò la mia riflessione è, siamo arrivati a un punto in cui tante cose devono trovare e possono trovare la loro collocazione e perché questa collocazione sia completa e quindi diciamo, ci sia la completezza dell'insieme, si devono incastrare determinate cose. Qualcuna piace a tutti o a tanti, qualcuna piace un po' meno, ma fa parte del gioco. Se noi ci aspettiamo, e questo è un messaggio che va a tutti e a tutte le persone che ci seguono, che tutte le cose che fanno parte di una linea guida siano per noi che ci piacciono, non è possibile perché siamo talmente tanti e diversi che ci dovrà pure essere qualche cosa a cui ci dobbiamo modificare qualche cosa per allinearci a quella cosa. Perciò che qualche cosa non ci piaccia di primo acchito, dobbiamo prenderlo come normalità. Il cambiamento sta anche in questo. Se non cambiamo un pochino noi, non possiamo essere l'esempio per gli altri. E pensate che se siamo 100.000 che possiamo cambiare, gli altri ne rimangono ancora 60 milioni. Quindi la fatica è solo all'inizio, questa è la considerazione. Poi, cavalcando un po' quello che diceva anche la Maura, noi siamo in quello che è il momento di crescita e di consapevolezza, ma siamo anche da un altro punto di vista, in quello che è il momento in cui le cose che abbiamo sempre detto in teoria stanno per diventare cose che facciamo nella pratica. E mi hanno insegnato tanti maestri di vita che la mappa non è il territorio. E quindi dobbiamo per forza trovare delle difficoltà a mettere in pratica quello che a livello teorico era molto semplice. Poi a livello pratico bisogna superare tutti quelli che sono gli ostacoli burocratici, quelli che sono gli infami che ci circondano, perché
bisogna ovviamente aggirare tutti gli ostacoli che ci vengono infilati in mezzo alle gambe quando stiamo cercando di correre. Quindi anche quello che è successo con LifeWave, secondo me fa parte del gioco, non è? Io mi ricordo, Maurizio, c'era anche Rossella quel giorno che ci siamo incontrati con la Raffaella, e tu glielo dicesti quel giorno che prima o poi qualcuno avrebbe cercato di farci del male, o a noi o a loro o a tutti e due insieme, perché c'era questa iniziativa in comune. Perché è sempre successo così, quindi ce l'aspettavamo forse, non so se tu pensavi che non arrivasse. Il giorno in cui non arriveranno queste cose, avremo superato quella che è la china in cui ci diffamano e ci tirano cazzolate di M e avremo vinto. Ma quello è il momento in cui siamo tutti insieme, dobbiamo essere tutti insieme pronti a vincere, perché altrimenti non ce la facciamo. Non possiamo avere la paura che qualcuno ci remi contro, oppure non possiamo avere la paura che se non comprendo una cosa, quella cosa è meglio che non la faccio. Se non comprendo una cosa, ma la stanno comprendendo quelli che ho a destra, quelli che ho a sinistra, è meglio che mi fermo un attimo a capire per quale motivo non la comprendo. Proviamo a confrontarci. Il salotto serve per questo. Perché in quel momento le considerazioni diventano effettivamente i nostri pensieri, ma le nostre azioni. Poco fa Azzolini ha ringraziato Salvatore Castelli, che è un regionale che ha passato la mano a un'altra persona meravigliosa, che è la Margherita Bersissa, che gli do il benvenuto. Ma questi qua, a giorni ci saranno tanti altri regionali che faranno il passamano. Ma perché non solo la fatica è tanta, ma queste persone non è che poi magari perché si sono fermati un attimo smettono, no. Accedono a nuovi incarichi che avranno nuovi stimoli per crescere ancora un po'. E questo crescere ancora un po' va nel completare il progetto. Io mi ricordo a Bologna, 5 anni fa quasi, 4 anni e mezzo fa, eravamo in 300 come gli ateniesi, come gli spartani. Ma quei 300 sono diventati tanti, ma non solo tanti, sono diventati consapevoli. Ok, qualcuno, diciamo pure metaforicamente, non c'è più, ma non c'è più perché è morto, non c'è più perché ha scelto un'altra via. Ma nella piena libertà qualcuno ha scelto un'altra via, ma qualcuno è anche tornato. Per quale motivo qualcuno che se n'è andato è ritornato? Perché è andato a vedere quello che c'era fuori, come dice Maurizio tante volte, portatemi un qualche cosa che sia meglio di quello che stiamo facendo noi e veniamo con voi. Ma se le persone non trovano qualcosa di meglio, cerchiamo di capire cosa c'è anche in questo regolamento che non riusciamo a condividere appieno, e anche se non lo condividiamo appieno, mettiamolo intanto in pratica. Io posso ricordare a tutti voi che quando avete cominciato a studiare per prendere la patente, certe cose c'erano più ostiche di altre. Per prendere la patente per il mondo migliore, certe cose saranno più ostiche di altre, ma non è che non ne facciano parte. Tutte le difficoltà fanno parte del cambiamento. Io credo che la collaborazione tra chi comprende una cosa e chi comprende un'altra, due persone che hanno compreso due cose diverse, abbiamo una totalità di persone che hanno compreso le cose. Passiamoci le informazioni in positivo. Ho suggerito, quasi tutte le volte quando mi chiamano, io suggerisco, puntate il dito o sottolineate la cosa positiva che c'è. Non fate l'insegnante che sottolinea l'errore, perché se fate l'insegnante che sottolinea l'errore, date forza alla cosa che non funziona o alla cosa che non comprendete. Sottolineate le cose che avete compreso, quindi sottolineate le cose che vanno bene. Questo ci porta ad avere una visione di immagine, di impatto, di primo acchito delle cose che funzionano. Le cose che non funzionano sono in un secondo piano. E col tempo diventano cose che funzionano anche quelle, perché le metabolizziamo più lentamente, ma ci arriviamo a metabolizzarle. Diamo però energia alle cose che funzionano, perché altrimenti le cose che funzionano si depotenziano. E il professor Reynaud sicuramente insegna che potenziando le cose che servono io vado verso la guarigione. Non è potenziando il male che miglioro. Se mi concentro sul problema, io
potenzio il problema, mi devo concentrare sul come risolvere il problema e quindi sul come arrivare ad avere i risultati. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno dato una mano e ci danno una mano ogni giorno. Io dei miei regionali, dei quali ho di tutti una grandissima stima, con chi mi sento di più, con chi mi sento di meno, con chi c'è un legame particolare, con chi un po' meno. In ogni caso queste persone hanno dato tanto al COEM come idea, ma hanno dato tanto per loro, la loro famiglia, per i loro figli e soprattutto per dare una mano a questo paese che ha bisogno di noi. Io ringrazio anche Fabrizio Azzolini e Fabrizio Bassanesi, che comunque sono i due Fabrizi che stanno fabbricando la parte tecnica e di, così chiamiamolo pure, portante del progetto Mondo Migliore. Grazie a tutti quelli che ne fanno parte, grazie alla Rossella, che ci sentiamo anche poco perché lei è super impegnata col suo lavoro, ma in ogni caso l'energia, quando c'è energia ci si riesce a capire lo stesso. E poi la possibilità, credo sia a brevi, di poterci rivedere tutti, perché mi sembra che è un'eternità che non ci vediamo, che non ci stringiamo la mano, non ce ne frega un cazzo di darci il gomito, scusate il francese, ma io credo che sia ora, almeno tra di noi, che ci rivediamo, che ci risalutiamo e che ci facciamo quello che si chiama una forte e caloroso, un forte e caloroso abbraccio. Grazie a tutti. Bene. Aspetta, che... microfono, mi sentite? Dicevo grazie a Giancarlo e che nel frattempo sto vedendo questa meravigliosa famigliola con qui è individuato il telefono di Stefano, che stanno cenando, comunque stanno finendo cena e è meraviglioso vedere scene di questo tipo. Rossella, vai. Sì. Sì, diciamo che questi ultimi giorni sono stati molto importanti perché con la condivisione delle linee guida che sono state date a tutti c'è stato modo di sentirci appunto con moltissimi provinciali con cui magari ultimamente non ci si sentiva più, perché come ha detto Giancarlo il punto su cui si sono soffermati è stato questa, diciamo, obbligo, questa frase che obbliga all'iscrizione al PVU, però è stato attenzione. No, l'ho visto quello che hai scritto tu, ok, però si interpreta così, l'iscrizione al partito. Conto è si interpreta, è un conto è che sia scritto così. Benissimo. Sono due cose diverse. Ok, si interpreta l'iscrizione al partito, quindi non PVU ma un partito. E invece però è stato molto utile perché è stato motivo proprio di scambio in questi giorni con i vari provinciali, ho sentito anche qualche regionale con cui ci siamo confrontati, perché è venuto fuori quanto è importante essere iscritti a un partito che può essere quello che ci rappresenta, perché vuol dire numero, perché quando dobbiamo andare a parlare in certi frangenti essere parte, avere l'iscrizione vuol dire quanti siete? Noi siamo tanti, noi è inutile dire sì siamo 23.000, siamo, però quanti siete in un partito che vi rappresenta? Quindi questa lettura a cui non avevo pensato neanch'io è stato molto interessante secondo me. Quello che è piaciuto molto in questo frangente anche è stato il aver chiesto a tutti di mandare le proprie osservazioni o le proprie anche idee, suggerimenti, perché si sono sentiti veramente tutti partecipi. Dall'ultimo PO che ha mandato la domanda al referente comunale, poi provinciale, si sono sentiti tutti molto coinvolti in questo momento, cosa che magari alle volte gli è stato dato il guida, il regolamento. Invece questa volta ha detto anche noi possiamo dire la nostra, anche noi. Anche solo dicendo, magari criticando, però magari è dato modo di parlarne e di approfondire il tema. Quindi è stata molto positiva questa cosa. E quindi ho sentito veramente partecipazione e sentirsi uniti ancora di più in questo progetto, perché anche qui potevano dare il loro contributo, il loro valore, perché di valore si parla in questo progetto. Molte domande erano fatte anche su quello che è stato spiegato da Fabrizio Bassanesi questa sera della piattaforma, perché non capivano come il valore, i pass, quindi stasera abbiamo avuto anche l'informazione che hanno chiesto,
Quindi devo dire che stasera è stata una serata, come tutte, veramente molto importante per il nostro progetto, per tutti noi. Abbiamo persone appunto che ci sono vicini, che sono diventati i nostri amici, che danno un grande valore a noi stessi, a tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. E che dire, gli attacchi li avremo sempre, cioè quando una persona è importante perché ha una grande forza, ha un grande significato tutto quello che fa, sicuramente saremo sempre attaccati, ma vuol dire che stiamo facendo una bella cosa, cioè chi passa inosservato vuol dire, cioè, non, se passassimo inosservati non ci dovremmo preoccupare, invece secondo me avere sempre qualcuno che vuol metterci il bastone tra le ruote vuol dire che stiamo facendo le cose giuste e nel momento giusto. Quindi grazie a tutti, non nomino le varie persone, ma è un grazie che accomuna tutti e grazie a tutti quelli che fanno parte di questo progetto. Grazie Rossella. Io per curiosità vorrei andare a sentire questa famigliola che vedo soprattutto di signore, con il telefono che c'è scritto Stefano, e così salutarli e salutarle tutte, ma se gli apriamo il microfono. Sì, Maurizio, Stefano ce ne sono due, ne apriamo uno, proviamo. No, aspetta che l'ho trovato, hanno aperto il microfono adesso, vai Stefano. Bene, allora intanto grazie a tutti voi, perché ho visto che eravate attenti. Però avete continuato a fare quello che si fa in una famiglia, insomma, stare insieme, a cenare piuttosto che a bere il caffè. Insomma, è qualcosa di splendido vedervi in queste situazioni. C'è chi è più attento, che sta così ad ascoltare seduto nella propria scrivania, e anche gente come voi che così apprezza quello che stiamo facendo, dando il proprio apporto. Maurizio, siamo stati comunque attenti. Io sono Imma, ci conosciamo abbastanza bene, e tu sei di famiglia, e quindi noi quando ci sei tu ci riuniamo e siamo in famiglia anche con te, ok? Grazie molte, grazie davvero, è meraviglioso, grazie. Grazie a te per tutto quello che ci dai. Beh, non sono sei io. Splendido. Non sono io, è una grande squadra, ecco, io diciamo che sono il progetto, è il progetto che è veramente bello. No? Il progetto, noi ci siamo da 5 anni e come diceva la Maura, non ci fermeranno, andremo avanti, ne siamo certi. Grazie. Ciao. Grazie ciao, davvero. Ciao. Ecco Stefano, Stefano è il nostro computer umano, lui ci fa tutti i collegamenti. Ciao. E grazie Stefano. Praticamente lui grazie guadagna già i suoi punti aiutando sì. Me che sono pessima, te l'ho detto va anche bene, da vicino, dal punto bene. Di vista informatico. Okay? Va bene, adesso divertitevi con questa banca del tempo, dobbiamo tutti diventare un esempio davvero che telegiornali, giornali, radio, eccetera, dovranno prima o poi parlare di questo esempio meraviglioso che stiamo dando. Esattamente, ci riusciremo, vedrai. Io credo che ci siamo già riusciti in molta parte, poi deve arrivare anche il miracolo conclusivo, che poi non è conclusivo definitivo, da lì si parte ancora di più per qualche cosa di diverso, e che è questo benedetto microcredito che tanto abbiamo detto e sofferto, e arriverà ad evidenziarsi, perché quello che stiamo facendo è automatico che lo porti ad evidenziare. Perché abbiamo sempre detto che i mercati speculano su tutto, sul male e sul bene. E io credo che quando speculano sul bene non c'è niente di male a specularci. Quindi bene, noi siamo arrivati quasi alla fine. I saluti questa sera vorrei che li facessero dalla Sicilia. Vedo Silvio Marcovina, che è il regionale della Sicilia, da qualche parte, l'ho visto. Vorrei che aprisse il microfono e facesse lui la riflessione, eccolo qui, seduto tranquillamente nella sua poltrona, facesse così una riflessione finale. Dico che domani sera c'è un altro ZTL fuori dal summit alternativo, per una settimana, poi da domenica in poi non ne vedrete neanche uno, perché almeno con la mia partecipazione,
perché girerò l'Italia per tutta una serie di discorsi interessanti, tornando da Salvatore Rainò, tra le altre cose, quindi da domenica a domenica non ci vedremo, ma domani sera ci sarà un altro appuntamento interessante, perché un'associazione che entra nella Banca del Tempo farà vedere un progetto ben definito che propone qualcosa di estremamente interessante, di solidale e di estremamente interessante. Quindi lo vedremo domani sera e dedicheremo a questo progetto tutta l'intera puntata, perché dalla settimana prossima, quando ci vedremo anche con me, faremo degli ZTL su progetti definiti. Quindi almeno una volta alla settimana ci sarà un progetto definito dove si parlerà solo di quel progetto, per capirlo sempre di più e capirlo e strutturarlo nella formula migliore. Silvio, a te il microfono. Sì, grazie Maurizio, non me l'aspettavo questo saluto da fare, mi fa molto piacere, potrei dire diverse cose ma siamo arrivati alla fine. È bello salutare, ti ringrazio perché stiamo andando veramente molto bene avanti. La Sicilia, la tua Sicilia, tua Sicilia per noi ovviamente. Ecco, come sta andando? Sai, le regioni d'Italia sono bellissime, ognuna ha le sue grandi peculiarità. La Sicilia è quell'estremo, specialmente noi al nord la vediamo quell'estremo, insomma, è quest'isola così, così bella, così importante, così grande, che ha dato natali a uomini di estrema cultura. Quindi che cosa si dice del nostro progetto ultimamente? Tu sai, la Sicilia ha avuto dei problemi in merito ai claim, abbiamo avuto dei scompensi. Adesso credo che ci siamo un po' stabilizzati. Quelli che sono rimasti sono veramente convinti, attivi e producono molto. Siamo qui, Maurizio, siamo qui. Tu sai che l'atmosfera in tutta Italia è sempre protesa alla situazione iniziale. Ci stiamo arrivando poco alla volta, ma il bello è che si stanno inserendo anche delle persone che si meravigliano che ci possa essere un microcredito. Io questa esperienza l'ho fatta proprio qualche giorno fa di un avvocato che ho inserito nel mio claim, dove non sapeva nulla del microcredito, non ne sapeva nulla. L'ho dovuto dire in qualche modo e si è meravigliato. E no, dice, no, non è giusto. Poi ci ha riflettuto un po', non è giusto per chi ce l'ha, giustamente è bene che ci sia per chi ha la necessità, ma ho dovuto faticare un po' a farle capire il meccanismo con parole a volte non molto appropriate in merito a quello che, cioè io ho potuto dire quello che so, quello che viene fuori, nulla di più ovviamente di questo. E quindi non so, se cominciamo a inserire questi personaggi qui possiamo solo averne un beneficio, ma non possiamo dimenticare quelli che abbiamo inserito inizialmente, non li possiamo dimenticare. Anzi, certo, bravo. Certo. Va bene Silvio, davvero grazie. Porta questi nostri saluti ovviamente sì. Alla Sicilia e i saluti si estendono a tutta Italia. Grazie a Raffaella Ruggiano di averci dato l'occasione di parlare di questo qui pro quo che tra capo e collo, ripeto, ci è capitato. Sono convinto che tra persone serie ci si metterà d'accordo, però ecco, ho voluto dare a tutti voi, tramite Raffaella Ruggiano, un input a chiunque sia questa azienda piuttosto che altre, perché siamo un progetto di estremo rispetto, meritiamo solamente grandi medaglie e non certamente fango. Grazie e buona serata a tutti.